star rapper, facciamo una cosa un po' insolita, ci fa le cose insolite, se la conoscete, perché in realtà la conoscete. Star rapper, ma oggi avrà un'altra maschera. Oggi saremo noi, cioè io, a fargli l'intervista. Come è iniziato comunque a fare questo lavoro di ragazzi in macchina, comunque le origini un po'? Allora, ho iniziato a lavorare tramite il mio ex, lui faceva DJ, e niente, mi ha chiesto di provare, perché stavamo cercando un locale estivo delle ragazze immagine, e mi ha chiesto a me se volevo comunque provare a fare questa esperienza, allora mi sono messa in gioco e da lì è partito poi tutto. Questo lavoro comunque ti porta via tanto tempo, comunque, nel senso, tra ragazzi immagine, video e tutto, penso che comunque ti porti via tempo e giornate, o riesci a gestirlo abbastanza bene? No, vabbè, il tempo no, perché comunque ho anche una vita sociale. Diciamo che non è un lavoro professionale, lo faccio per passione, per hobby, per comunque avere anch'io qualcosa in mano, sì, soldi. Sì, quello sì. Però comunque se ti piace come lavoro e ti diverte a farlo, non crea nessun problema. Sì, è proprio un hobby che ti piace. Sì, è una cosa che mi piace fare. Avendo tu comunque lavorato in tanti video, comunque, com'è comunque lavorare in un video comunque? Perché uno vede il video e sembra facile, però comunque il video richiede anche tanto lavoro dietro. Tanta pazienza e tante ore, perché comunque, vabbè, se fai un video così di un ragazzo che ha bisogno soltanto della parte della ragazza che balla, non è tanto faticoso, però comunque se c'è un video magari tutto calcolato, storia, sì, devi starci dietro e aspettare anche, cioè, tanto. È bello smattimento. Devi lavarla a freddo. Devi lavarla a freddo, mi ha detto. Che senso? Non so cosa vuoi dire. Lavarla a freddo? Sì. A male? Sì. Vabbè, stavamo facendo tutorial per lavare il freddo. Esatto. Allora, oggi ho portato qui la maschera di Montello, e niente, volevo farvi vedere quello che faccio e portarvi un po' con me, farvi vedere come funziona il mio mondo di scatti fotografici, eccetera. Spero che sia una buona idea e saluto, vuoi parlarci un po' di quei progetti futuri? Lavorerai sempre con il star rapper. Comunque, se ci sono i progetti futuri a livello fuori. Ok, i miei progetti futuri. Aspetta, vado avanti. Aspetta, ti faccio la domanda. Puoi parlarci comunque dei tuoi progetti futuri? Allora, io, vabbè, ho la passione per il mio... no, mi ce l'ho fatto. Okay. Allora, vorrei magari in un giorno prendere questo lavoro professionalmente, non solo pagandomi ogni tanto sottrate, ma appunto cercare di arrivare un po' più in alto da subito. E poi vabbè, è normale che bisogna avere anche una vita seria, non soltanto questa di strada. Però... Prego. Il lavoro comunque che ti ha richiesto più impegno a livello di tempo e a livello anche di stanchezza comunque. Allora, è stato il video ufficiale di Evergreen, c'è stata tutta una parte, diciamo, lavorativa dietro, perché comunque non era semplice il video dove la ragazza balla, ma c'è comunque tante scene che non vengono tagliate, ma è fatto dall'inizio alla fine. Quindi se sbagliamo qualcosa qualcuno dovrà tornare da fare. Infatti ci ho passato 8 ore lì dentro in quello studio per fare quella scena. Però sì, mi sono divertita, perché a parte aver conosciuto comunque persone professionali a livello lavorativo, è stato anche una buona cosa, no, quello sì, anche per un giorno, per come dice, che non posso, speriamo di intervistare anche noi.
siccome sappiamo che tu praticamente purtroppo fai anche una, nel senso, lavori per una brutta persona, per un canale veramente inutile e schifoso che non avrà mai successo, secondo me, cioè nel senso, questo canale è una sfigata, si chiama Intervista al Rapper, no? Com'è cioè, lì l'ambiente, la gente è brutta? Non vedo l'ora di finire la Però entrano i birri, però vabbè. Com'è? Lavoro? No, dai. Scherzo parte, ma questa, facciamo così per ripartire. No, vabbè, a parte che io piaccio con la Fondana. E a parte che, vabbè, se no, io mi sono visto la livello generale, ho fatto un po' di no, lavorare con questo canale mi piace, perché mi fa parte le stronzate, no, perché ti piacciamo, sì, quello che c'è dentro è una cosa easy, molto easy, e niente, mi diverto un casino e speriamo che continui la cosa in America e Russia, in America e Russia, andiamo avanti così, che va bene. Bella intervista al rap. Vabbè, l'ultimo era più palla. Sto registrando. Fanno già partire, è già partito. C'era anche prima il tuo Harlem Shake, dai. Che ridi, che risate. Ma mi cade il cappello. Yo, motherfucker. Yo, motherfucker. No, dai, basta. Allora.